Ciao a tutti, oggi parliamo di forno e microonde. Abbiamo visto in un altro video quali sono le funzioni, a mio parere, del forno a microonde. Oggi vediamo perché, a mio parere, non è uno strumento efficace il forno a microonde per scongelare gli alimenti crudi, ma bensì solo è efficace ed efficiente, molto tra l'altro, per scongelare gli alimenti cotti. Ho già detto nell'altro video che trovate linkato qui sotto, quello delle funzioni del microonde, più o meno come si fa a scongelare i cibi cotti, lo ridico qui. Molto efficace il microonde, ripeto, per scaldare i cibi cotti, soprattutto se contengono del sugo, quindi se sono degli umidi, se sono cose in umido, se sono cose in umido non andrete assolutamente a rovinare niente. Se andate a scaldare una bistecca, è molto probabile invece che andrete a magari a stracuocerla. Il pane, non ne parliamo, diventa gomma. Non si può scaldare tutto al microonde. Vengono molto bene le cose in umido, i sughi poi, fantastico. Per il ragù, per esempio, ragù e affini, spezzatini, cose in umido, cose che se andiamo a stracuocerle, a cuocerle di nuovo, cioè le riportiamo a 100 gradi, non andiamo a rovinarle. Cioè, ripeto, abbiamo una fiorentina che era cotta bene, la mettete al microonde, se non state attenti la potete andare a far passare di cottura. Oppure comunque qualcosa di secco potrebbe venire seccato ulteriormente dal microonde andandolo a rovinare. Una cosa in umido contiene tanta acqua, quindi anche se va a ebollizione non viene seccata, non viene rovinata dal microonde. Ma veniamo al dunque, perché non si può, no, a mio parere, non si deve scongelare, non si devono scongelare i cibi crudi al microonde. Non è efficiente il microonde. Ora, come funziona il microonde quando andiamo a bassa potenza? Funziona, o meglio, funzionava, quindi ancora diciamo gli strumenti di vecchia generazione funzionano così, quelli di nuova generazione no, ma quelli di vecchia generazione non hanno la possibilità di modulare la potenza. Quindi funzionano a tutto o a niente. Quando sono accesi sparano fuori il massimo della potenza, che può essere 800, 900 watt, 600, 1000. Quando io metto a 500 watt in un forno da 1000, se ci fate caso, lui cosa fa? Rimane acceso per un certo periodo di tempo a 1000 watt e poi rimane spento per lo stesso periodo di tempo. La media fa 500 watt, però è cosa ben diversa, perché comunque l'alimento per quel tempo lì, per il suo intervallo di tempo, che di solito è di, non so, qualche secondo, 10-15 secondi a seconda dei modelli, si è beccato 1000 watt e poi non si becca niente, poi si ribecca 1000 watt, eccetera, eccetera. Quelli di nuova generazione hanno un apparecchio che si chiama inverter che consente di modulare la potenza, quindi quando io da 1000 watt passo 800, effettivamente in forno a microonde mi dà 800 watt in continuo, 600 watt mi dà 600 watt in continuo, non funziona come prima, che mi dà 1000 watt, poi si spegne per un certo periodo di tempo e la media fa il wattaggio che ho settato io con la manopola. Ok, quindi sicuramente questa è una grande innovazione che consentirà di utilizzare meglio, in modo migliore, il forno a microonde, anche e soprattutto per scongelare. Perché il problema dello scongelamento dei prodotti crudi qual è? È la cottura che avviene in alcune zone del cibo, classicamente quelle esterne. Quindi io metto dentro la mia bella bistecca, imposto il programma. Quando vado a tirar via la bistecca è un pochino cotta sui bordi. Perché è un pochino cotta sui bordi? Perché l'azione delle microonde non è omogenea su tutta la massa di cibo. Le microonde arrivano di solito dall'esterno, dall'alto, dal basso, dall'esterno, colpiscono il cibo prima in alcune zone, nelle zone laterali, ed è qui che alla lunga il cibo, oltre ad essere scongelato, prima viene scongelato troppo presto e poi le microonde lo vanno a cuocere localmente, andandolo un po' a rovinare. Soprattutto si parla di carne, di pesce, insomma, andare a tirare fuori una cosa, andarla a cuocere che è già mezza cotta, non è il massimo. Inoltre ci mettono un sacco di tempo e anzi, più io voglio non avere questo problema, più devo tenere la potenza bassa e più tempo ci vuole. A mio parere questo è un metodo che non è veloce, quindi non è efficace,
non è efficiente, perché non è veloce e porta a dei problemi. E se non voglio i problemi, diventa ancora più lento. Come si fa a scongelare un prodotto crudo? In modo molto semplice. Lo si chiude ermeticamente dentro un sacchetto, ancora meglio se è sottovuoto. Se è sottovuoto è perfetto, ma se no lo si chiude ermeticamente all'interno di un sacchetto con meno aria possibile al suo interno, quindi si fa fuoriuscire tutta l'aria, poi lo si chiude bene in modo tale che non entri l'acqua e poi lo si immerge in acqua tiepida. Senza esagerare, non mettete l'acqua a 60 gradi, se no anche qui avrete un po' un effetto cottura. Ma se voi lo mettete dentro un'acqua a 30-40 gradi avrete un scongelamento molto rapido e tutto sommato rispettoso del cibo, perché non avrete nessun tipo di cottura locale, effetto che avete invece al microonde. Inoltre il cibo sarà protetto dal sacchetto, quindi non avrete problemi di contatto con ossigeno, anche perché è sott'acqua. Ovviamente deve avere qualcosa che lo protegga dall'acqua, perché immergere la bistecca nell'acqua non è il massimo. Invece, se l'avete protetta dall'acqua, lo immergete in acqua tiepida. Se avete fretta, cambiate l'acqua, ma in questo modo potete scongelare in modo molto rapido bistecche o carne o pesce, alimenti crudi che poi andranno cotti in un secondo momento. Ovviamente il metodo migliore per scongelare questi cibi è metterli in frigorifero il giorno prima e farli scongelare lentamente in frigorifero, però se ovviamente non avete tempo e avete fretta, arrivate a casa l'ultimo, vi siete scordati di tirarla fuori oppure vi viene questa voglia pazza di bistecca e ce l'avete in freezer, il mio consiglio è di utilizzare questo metodo e non il microonde per lo scongelamento. Bene, direi che è tutto. Per questo argomento, se avete domande, fatele pure nei commenti, altrimenti ci vediamo al prossimo video.